È una piazza plebiscito quasi completamente gremita, quella che ha assistito alla messa celebrata da Papa Francesco. Nella piazza simbolo di Napoli sono state stimate infatti oltre 60.000 persone, molto più delle 30.000 previste dalla Curia. Non lasciatevi rubare la speranza, non cedete alle lusinghe di facili guadagno o di redditi disonesti, reagite con fermezza alle organizzazioni criminali che sfruttano e corrompono i giovani e deboli con il commercio della droga. La corruzione e la delinquenza non sfigurino il volto di questa bella città. E di più, non sfigurino la gioia. Oggi io, umilmente, come fratello, ripeto, convertitevi all'amore e alla giustizia. Lasciatevi trovare dalla misericordia di Dio. Questo il cuore del messaggio dell'omelia che il Santo Padre ha rivolto alla città. È tempo di riscatto per Napoli. Questo è il mio augurio e la mia preghiera per una città che ha in sé tante potenzialità spirituali, culturali e umane e soprattutto tanta capacità di amare. Così ha poi concluso Papa Francesco davanti a una folla osannante, festosa e molto ordinata. È stato un messaggio semplice e profondo come ci ha abituato Papa Francesco, pieno di umanità, di energia, quello di cui ha bisogno Napoli. Ha detto parole anche molto profonde sulla corruzione, sulla forza di cambiare, sul fatto che dobbiamo farcela con le nostre forze, senza rassegnazione, quindi una bellissima giornata finora.